Bentornati a Philcam News. 4 Ippon e primo posto nei 90 kg per Walter Facente nel Grand Prix ad Abu Dhabi. Un'altra medaglia è andata al collo di Jennifer Pizzanti, seconda nei 70 kg, e nella stessa categoria Giulia Cantoni si è classificata al quinto posto. Con il terzo posto nei 48 kg di Valentina Moscat, ottenuto nella prima giornata di gara, l'Italia, guidata ad Abu Dhabi da Giuseppe Maddaloni e Roberto Meloni, si classifica al sesto posto nel medagliere del Grand Prix, che ha registrato la partecipazione di 35 nazioni. È stato un vero e proprio successo perentorio quello del calabrese 26enne Walter Facente, che ha superato lo svizzero Cyril Gosklaus, l'azero Ramin Gurbanov, l'olandese Noël Van Ende, ma soprattutto si è preso la briga di travolgere in semifinale il fortissimo russo Kirill Denisov, quinto a Londra e attuale numero 3 della ranking mondiale. Ma ascoltiamolo in questa intervista. Sì, sono molto soddisfatto di questa prestazione. Anche perché è stato un lavoro di squadra, è stata una gara molto difficile, però diciamo che l'abbiamo preparata bene, quindi sono molto soddisfatto. Ancora il discorso di qualificazione è molto lungo, quindi però diciamo che già comunque parto già con una marcia in più. Speriamo che le prossime gare possano veramente andare bene, cioè come questa qua. Dedico la medaglia comunque per cosa la mia famiglia, comunque per prima cosa che mi sta sempre vicino, e poi è proprio della mia cosa c'è un sportivo carabinieri, comunque che mi ha dato la possibilità di gareggiare a altri livelli, comunque di competere con gente forte. Convincenti Pizzanti e Cantoni, approdate entrambe in semifinale nei 70 kg, ma la torinese, dopo Antonia Moreira e la cinese Jia Zhao, ha superato anche la russa Irina Gazieva, mentre la parmense ha vinto con la brasiliana Barbara Timu e l'inglese Sally Conway, prima di fermarsi con l'olandese Kim Polling, intrattabile anche con Pizzanti in finale. Un uscito ha fatto la differenza nella finale per il bronzo di Cantoni con Max Pinot. Ma ascoltiamo Jennifer Pizzanti, medaglia d'argento. La soddisfazione è moltissima, soprattutto perché poi penso alla soddisfazione che ho dato ai miei genitori più che altro. Io penso che questo periodo mi sta portando un po' di convinzione personale in più, diciamo. Ti dico che la voglia di vincere è tanta, e la voglia di mettersi in gioco, di allenarsi, di impegnarsi, quindi diciamo che la maggior parte del lavoro lo stiamo facendo, ci stiamo allenando bene, non intendo fermarmi così, ma riuscire a migliorare, diciamo. La dedico ai miei genitori che mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre spronato e portato avanti durante questo sport, però vorrei anche ringraziare giustamente, una cosa che magari non facciamo spesso, ringraziare tutta l'amministrazione nostra, tutta l'amministrazione della Guardia di Finanza, ovviamente Felice Mariani e Massimo Sulli che sono i nostri allenatori. Terzo posto nei 48 kg per Valentina Moscat, per la 26enne torinese, dopo due primi posti nelle Continental Open a Praga ed il mese scorso a Roma, è arrivata ad Abu Dhabi la medaglia 2013 in Grand Prix. Subito sconfitta dalla francese Amandine Bouchard, che ha poi vinto, si è aggiudicata i recuperi con due ippon sulla zera Aisha Gurbanili e l'inglese Kimberly Renix. Ma ascoltiamo le parole di Valentina Moscat. Sì, sono soddisfatta di come ho concluso l'anno a livello internazionale. Sì, sono riuscita per fortuna a portare a casa la medaglia. Per la statistica, quello di Walter Facente è comunque il terzo successo in un Grand Prix, preceduto soltanto da Giulia Guintavalli nel 2011 ad Abu Dhabi e Lorenzo Bagnoli nel 2009 a Tunisi. Continuiamo con il judo. 696 atleti da 56 nazioni hanno disputato ad Abu Dhabi la quinta edizione del campionato del mondo per veterani. L'Italia è andata a segno soprattutto nella prima delle tre giornate di gare, quando sono state conquistate due medaglie d'oro da Gianna Sestrieri, prima nei 57 kg, ed Elio Paparello, che ha vinto nei 73. 3 d'argento grazie a Lucia Assirelli nei 52 e Cristina Pallevicino nei 78 e Giuseppe Guzzo nei 60. Altre 3 medaglie di bronzo hanno coronato questa bellissima spedizione italiana grazie ad Alessandra Carta nei 52 kg, Angela Tassi nei 70 e Pietro Manca nei 60. Nella seconda giornata il risultato migliore è stato il 7° posto nei 100 kg di Francesco Iannone, mentre la terza giornata di martedì 26 ha ritrovato un italiano sul podio con il 2° posto nei 60 di Salvatore Palillo, mentre Arturo Esposito si è classificato al 5° posto nei 66 kg.
di medagliere più che mai virtuali in questo tipo di manifestazione, ha visto primeggiare la Russia, che anche in questa occasione ha aderito con la partecipazione più numerosa di 160 veterani, seguita dalla Francia con 101 partecipanti e dalla Germania con 64. Passiamo alla lotta. La Coppa Italia stile libero è andata alle Fiamme Oro Roma con un totale di 133 punti. Il gruppo sportivo della Polizia di Stato si aggiudica il trofeo ripetendo il successo ottenuto la scorsa settimana nella greco-romana. Sul secondo gradino del podio la polisportiva Mandraccio Genova, che ha ingaggiato battaglia con la squadra cremisi, dato il vantaggio che aveva al termine della seconda fase, ma ha concluso con 11 punti in meno. In terza posizione il circolo Ilva Bagnoli con 64 punti. La classifica completa della terza fase finale di Perugia è sulla pagina gare e risultati del sito federale www.filcam.it. Conclusi ad Ostia i campionati italiani assoluti a squadre di karate, gara che ha visto la partecipazione delle migliori squadre del panorama nazionale. Ad aggiudicarsi il titolo nelle competizioni seniores della prima giornata troviamo, per le squadre di kumite maschile, Universal Center, primo classificato, seguito dalle Fiamme Oro, terzo Champion Center, insieme al Kyoan Simibari. Per le squadre di kata femminile, prime classificate, sempre le Fiamme Oro, seconde l'SD Centro Karate Sportivo, il terzo il Centro Sportivo Karate Riccione e al terzo posto accompagnato lo Startup Line Dimensione 3. Per le squadre di kata maschile, prima classificata ASD Centro Karate Sportivo, seconda ST CSK Genova e terza ASD Bushido Tivoli. Per le squadre di kumite femminile, prima classificata il gruppo sportivo della Forestale, secondo lo Sport Connection Club, terzo posto per Mizar Center e Olimpia Karate Bergamo. Domenica è stata la volta delle categorie giovanili, che hanno visto di aggiudicarsi il titolo nel kumite maschile il Kotokan Firenze, secondo il Champion Center, terzo il Karate Team della Dispoli insieme allo Shirai San Valentino. Per le squadre di kumite femminile, prima classificata la SD Gin Angel, secondo l'Universal Center, terza le Fiamme Oro Roma insieme al Master Rabbit. Le squadre di kata maschile hanno visto aggiudicarsi il titolo il Ryuji Corato, seconda la polisportiva Atron Maurino, terzo il Sen Shin Kairo Vigo insieme al CSKS Vittoria. Terminiamo con le squadre di kata femminile, che hanno visto vincere questa competizione il Centro Sportivo Karate Riccione, seguito dall'Accademia Karate Shotokan e terzi il Centro Karate Sportivo e il Karate Do 90. Ricordiamo che presso le strutture del Centro Olimpico Federale Filcam è presente la mostra d'arte Roma, il fascino dell'Eterno, che resterà aperta fino al 22 marzo 2014. Sono esposti quadri, sculture, medaglie e fotografie di 30 artisti italiani e stranieri, nonché libri antichi della Biblioteca Sportiva Nazionale del CONI. Alla mostra è abbinata una personale di scultura di Italo Celli. Passiamo ai prossimi appuntamenti della Filcam. Sabato 30 ad Arezzo è la volta del Gran Premio Giovanissimi di Lotta Greco-Romana Memorial Sergio Stopponi. Per il judo doppio appuntamento, con sabato 30 e domenica 1 dicembre al Palafilcam di Ostia si disputeranno le finali nazionali dei campionati italiani esordienti di judo. Sempre per il judo, sabato 30 è la volta dei master a Ciserano con il trofeo internazionale Lombardia, sesta prova del campionato italiano master. Appuntamento alla prossima settimana con Filcam News.